Radio Street Messina. Messina, si sa, è una città complicata e per capirne di più ancora una volta ricorriamo alla nostra guida spirituale, alla sua saggezza mite ma cristallina come la sua voce. Nel nome della DC, della Caronte e della Santa Formazione. Scusi, Davella, se sento subito così, ma quando ha parlato della voce cristallina, era un'allusione? O... No, ma si figuri, soltanto un riferimento, non lo dico. Ah, va bene, se è solo un riferimento. E non sarebbe giusto far punire qualcuno solo per un riferimento. E io sono d'accordo con lei, mai come questa volta, Fra Antonio. Guardi, Davella, visto che abbiamo ritrovato questa nostra intesa dei vecchi tempi, le confesso che sono umilmente e sommessamente spossato. Ma infatti io lo sento, come mai? Che le succede? Davella, per i chirichetti. I chirichetti si moltiplicano a vista d'occhio e sono sempre più competitivi. Ma io l'ho spiegato a tutti, non ho nessuna intenzione di fare l'arbitro. Mi scusi, ma quindi se lei deve fare l'arbitro c'è una partita da giocare? Sì, Davella, una partita importantissima. Tutti vogliono la mia benedizione, ma io l'arbitro non lo voglio fare. Fra Antonio, però in fondo basterebbe far chiarezza su chi può partecipare e, se posso permettermi, anche con quali competenze specifiche. Davella, ma lo sai che certe volte parla come un libro stampato? Ma ha mai pensato di smettere di fare il DJ e fare un qualcosa di utile, di serio? No, in realtà non ci ho mai pensato. Però la ringrazio, lei oggi è davvero, davvero gentilissimo. Ma torniamo all'argomento di prima. Le chiedevo, chi può giocare? Ma guardi, Davella, per me può giocare chiunque, anche chi non sa giocare. Ma io l'arbitro non lo voglio fare. Fra Antonio, perché continua a ripeterlo? Perché non vuol fare l'arbitro? Perché sono un umile e modesto servitore del Signore, indegno di prendermi una cotanta responsabilità. E poi, detto tra noi, Davella, il pallone è mio, lo stadio è mio, la tifoseria è mia. Si figuri che anche quasi tutti i giocatori di quasi tutte le squadre sono i miei. Se facessi l'arbitro mi sembrerebbe di peccare un tantino di superbia. E poi non mi piacciono quelle divise fosforescenti che si usano oggi. E questo è il vero motivo, me lo dica. Don Signore. Ha presente Don Signore? Sì, perfettamente. Don Signore che cura con grande passione il mio look, crede che il mio incarnato cianotico vada enfatizzato con colori che fanno chic ma non impegnano. Lei avrebbe preferito la camicetta nera che si usava un tempo. Stavolta Davella è tendenzioso da ventennio. Comunque io non arbitro, non sostengo, non appoggio, non investo, non mi schiero, tanto alla fine vince il più fedele, come sempre. Non so se lei ha capito. Sì, ho capito perfettamente. Ma scusi, questa partita quando e dove si dovrebbe giocare? Ah, tra poco, ad aprile, nel Bullotti Stadium. Che nome è, mi scusi? È il nostro amato santo protettore, San Bullotti Martire. Senta, mi sfugge, era un uomo, magari un uomo di religione, particolarmente abile negli sport? No, non direi, perché gli abbiamo intitolato anche la libreria. E allora era un uomo di cultura. Caro Giuseppe Davella, e lei mi fa tenerezza sempre, ma soprattutto quando pronuncia quella parola. Gli abbiamo intitolato anche la lavanderia del convento, la balera, la sauna, la ludoteca. Ma non facevate prima di intitolarli direttamente tutto il convento? Davella, mi è sembrato poco elegante, ma scusi, poi decide lei o io, lei quanti voti ha? Sa che con uno senza voti come lei io non ci dovrei neanche parlare. Lo so e le chiedo perdono per questo. In conclusione però, Frate Antonio, può farci il punto? Possiamo fare i conti su quali chierichetti ambiscono a prendere questi voti? Sì. Ce li può descrivere? Ad esempio, ricordo il chierichetto Peppe. Qual è la qualità che più l'ha colpita, sì, del chierichetto Peppe? Ma che sa parlare. In che senso? Che parla bene, che è magari un fine oratore? No, nel senso che sa parlare.
parlare, però è abbastanza fine, perché controlla la linea. Guardi, vedesse gli altri, ho provato con logopedisti, ma purtroppo porelli faticano ad esprimersi in modo comprensibile. Che mi dice del vivace felice? Lasciamolo stare. Bravo ragazzo, tra tutti il mio preferito, me l'hanno dato con un'offerta speciale insieme al giovane Ciccio. Uno organizzava le feste in sacrestia in onore di San Renzo e l'altro gli faceva pagare la SIAE sulle canzoni del Signore. Infatti non eseguiamo più Simbolium. Si dice Simbolum, mi sa, Fra Antonio, ma vabbè, è sfuggito, ci mancherebbe. È dello sgommante fratello Paolo, invece, che può dirci? Beh, Paolo, come sa, non ha una grande vocazione, ma è appassionato di motori. In realtà pensava fosse una gara automobilistica. Per partecipare, mi sa che dovrà concedersi un'autoconcessione. Senta, quindi mettiamo da parte... mettiamo da parte fratello Paolo. Abbiamo detto di Giuseppe, Ciccio e Felice. Altri chierichetti non sono ancora confermati. Mi segua l'ordine dei parlamentari scalzi, che sono devoti al rosario vivente della crocetta. Hanno terminato la loro settimana di astensione. Pregano, nominano e la Santa Trinità ha fatto sapere qual è la volontà dello Spirito Santo. Non so se mi ha capito. Davvero. Guardi, di solito la capisco, stavolta davvero no, per me troppi riferimenti evangelici, Fra Antonio. Ma guardi Davide, allora parafraso: per quanti voti possano prendere tutti i fratelli di buona volontà, rimarranno comunque frati minori. Se non sbaglio, dunque, sono i frati dell'ordine mendicante. Questa, Avella, è una sua interpretazione tendenziosa. Mi scusi ancora e grazie, Fra Antonio Genovese. Sempre sia votato. Street Messi.